Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svap. Io sono Tato, questo è un piccolo canale che si occupa di svap. Oggi andremo a vedere insieme un prodottino in versione aggiornata uscito un po' di tempo fa, che già in prima versione mi era parecchio piaciuto, che praticamente al suo interno contiene tutto. È una pod mod, ma non la classica pod mod, infatti c'è anche l'accetto per portarsela sempre al collo per gli amanti dell'accetto, ha 4 coil a mesh sostituibili, perché finalmente la pod non è una classica pod usa e getta che andrete a gettare nel momento in cui si esaurirà la sua coil. Ha una batteria molto capiente a 1100 mAh e anche allo stesso tempo portatile, 3 gli step di wattaggio barra voltaggio, ma anche un drip tip, una pod che vi regala un feeling tutto suo, molto molto particolare. Oggi andremo a vedere insieme la Feeling 2 in questa colorazione nera di casa Nevoc, quindi adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Io ho indossato i miei occhiali super fotonici e mi sono reso conto che nella macro che ho girato più di 2 settimane fa parecchi punti sono fuori fuoco. Sappiate perdonarmi per questa mia mancanza, farò più attenzione alle macro magari utilizzando e continuando ad utilizzare questi occhiali super fotonici. Detto ciò, ci vedremo fra 30 secondi esatti. Vi aspetto! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Ok now, from the beginning. Hit it, boys. Partiamo subito mostrando la confezione di questa Feeling 2 di casa Nevoc. Vi dico subito che questa confezione è destinata a noi marchettari o recensori o promotori, fate un po' voi, questa cosa mi fa ridere, questa distinzione mi fa molto ridere. Giro così, all'interno troveremo subito questo dépliant illustrativo, vediamo se entra tutto in cam, dove ci sono le varie colorazioni, alcune delle caratteristiche, arriva fino a 30 watt massimo, ha la regolazione dell'aria, ha una batteria interna non sostituibile a 1100 mAh, ha questo LED RGB, quindi che assumerà diverse colorazioni, ha 3 step di wattaggio o voltaggio e in più, cosa interessantissima, utilizza le SPL coil a mesh sostituibili. Vi faccio vedere anche le colorazioni, mettiamo da parte questo. Questa è la stessa cosa racchiusa qui, a saperlo prima l'avrei fatto vedere. Mi hanno mandato anche dei simpatici adesivi da utilizzare sulla mia Citroen C5X Hybrid, con cui mi sto trovando veramente bene perché ha delle sospensioni fantastiche come la vecchia Palace, ma ve ne parlerò in un altro video dietro niente. C'è anche questa simpatica riproduzione 3D in plastica da utilizzare in questo modo. Ho dovuto rigirare la confezione, mai unboxing più difficile di questa, e vi faccio vedere la nostra Nevoc Feeling 2 che andremo a vedere tra un attimo nel dettaglio. Le due coil disponibili SPL10 da 0,6, che è questa qui, e da 0,8, ho preso una e una, sono entrambe a mesh. E in più un'altra cosa simpatica che la Nevoc ha fatto per noi marchettari è l'accetto con l'anello in gomma per portarci la nostra Nevoc sempre con noi. E allora andiamo a vedere subito nel dettaglio la Feeling 2, questa nuova pod mod di casa Nevoc che ricorda un po' un all-in-one. Tasto fire per l'accensione e lo spegnimento, LED multicolore che ci indicherà la carica restante della batteria e in più gli step di potenza, i 3 step di potenza, scritta Nevoc, sotto c'è smaltimento, su questo lato Feeling 2, su questo lato ritroviamo la presa Type-C per una ricarica 5V 2A e qui troveremo questa slitta che ci permetterà di andare a selezionare l'aria, molto dura, vediamo come si fa in questo modo, vedete abbiamo un tiro aperto fino ad andarla a chiudere così per avere un tiro molto più chiuso.
pod tenute in sede da quattro magneti. All'interno troviamo i due contatti che permetteranno alla mod di attivare la coil presente all'interno di questa mod, il pirulino che permetterà l'attivazione automatica, riportato 1100 mAh batteria interna non sostituibile, e il voltaggio massimo che è di 3.7 volt. Andiamo a vedere subito la pod con questo disegno, che a me anche nella versione precedente è piaciuto parecchio. Per andare a fare il refill, come sempre, andremo ad aprire questo da questo lato, così, questo gommino qui. Non amo i gommini, ma comunque l'apertura è abbastanza comoda. Foro abbastanza ampio, pod il cui liquido non dovrà mai scendere sotto questo livello minimo, perché rischieremo di andare a bruciare la stessa coil presente all'interno della pod. Mettiamo subito da parte la pod, andiamo a prendere le due coil che arriveranno in confezione, una da 0.8 e una da 0.6. Andiamo ad aprire subito quella da 0.8. Tutte e due le coil sono mesh. Come sempre vi ricordo di andare ad inizializzare la stessa coil. Come si fa? Inseriremo un po' di liquido qui nel foro centrale in questo modo e andremo a bagnare anche le asole laterali. Questo permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato e di essere più duratura nel tempo. Fatto ciò, prendiamo subito la pod, la inseriamo così ad innesso, non ha un verso purché la portate abbattuta. Il gommino è già aperto, il tappino è già aperto, andiamo a fare il nostro refill, il nostro pieno. Andiamo a chiudere il tappino in questo modo, posizioniamola, non ha un verso, può essere inserita in questo modo o in questo verso, così. 1, 2, 3, 4 e 5 le andiamo ad accendere, vedete la colorazione dei LED. Se andiamo a pigiare si andrà ad attivare la stessa coil all'interno della pod. Vi ricordo che abbiamo anche il tiro automatico. 1, 2, 3, andremo a modificare i diversi step, o meglio i tre step di voltaggio barra potenza. Questo era un po' tutto per questa feeling di casa Nevoc in versione 2. Adesso non ci resta andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questo nuovo prodottino. Questa Feeling 2 di casa Nevoc nel complesso è una pod mod che mi è piaciuta. Mi è piaciuta anche parecchio, specialmente con i miei liquidi fruttati. Dentro queste coil, sia quella 0.8 e sia quella 0.6, funzionano e lavorano bene. Hanno anche una discreta durata. L'unica cosa che sono delle coil che tendono a fare un po' di condensa. Ve ne sarete accorti? Ma ve lo faccio anche vedere. Non c'è liquido al suo interno, nonostante l'abbia lasciata da parte per qualche settimana. Però un po' di condensa l'ho trovata. Regolazione dell'aria sul lato, posta qui, funziona bene, vi permette un tiro MTL parecchio chiuso, fino a un flevorino ristretto con la coil da 0.6. In questo caso mi sarebbe piaciuto provare proprio la coil da 0.4, che purtroppo, ahimè, la stessa Nevoc non mi ha inviato. Coil da 0.8 che io utilizzo nello step di wattaggio minimo, altrimenti sento il vapore abbastanza caldo. Invece con la coil da 0.6 con aria tutta aperta lo utilizzo con lo step medio. Gestione della batteria 1100 mAh ottima, in linea con tutte le altre pod mod, quindi riuscite a fare benissimo dai 4 ai 6 ml a seconda poi del tipo di coil che andate ad utilizzare. Funzione pass through che vi permette di utilizzarla mentre la state ricaricando. Ricarica Type-C abbastanza veloce, compatta, pesa meno di 50 grammi, quindi si tiene anche bene in mano e si può portare tranquillamente in giro. Ahimè, qui lo sapete, io mi batto da anni quando incontro prodottini che hanno sia il tiro automatico e sia il tiro con il tasto nel blocco tasto, che bastavano due clic sul tasto fire per andare a bloccare solo il tasto e utilizzarla solo in modalità automatica. Qui in Evoc ha fatto una scelta differente. La stessa pod mod, nel momento in cui la lasciate a riposo per più di un minuto, va in blocco. Per riattivarla dovrete andare a togliere e reinserire la pod. Questo è il sistema di sicurezza a cui ha pensato la stessa Nevoc per evitare di andare a bruciare le coil accidentalmente. Funzione che da spenta si può disattivare facendo tre clic una volta che avete spento la vostra pod mod, su tre clic sul tasto fire, e quindi escluderete quel tipo di funzione, quel tipo di blocco. Io insisto nel dire che comunque ben venga questo sistema di blocco, ma io avrei preferito i classici 2/3 clic sul tasto fire per andare a bloccare solo ed esclusivamente il tasto.
coil a mesh, come vi dicevo, che comunque con i fruttati e anche con i cremosi si comportano bene, non sono delle coil che vi fanno urlare e gridare al miracolo, ma sono comunque delle ottime coil a mesh che lavorano, funzionano bene e durano anche parecchio. Ci ho fatto intorno ai 40 ml sia con la coil da 06 e sia con la coil da 08. Per il resto, nella versione precedente avevo notato che la regolazione dell'aria, questa slittina qui, era un po' lasca. Qui invece è contrastata in modo corretto, quindi anche quando la metterete in borsa o in tasca non andrà a spostarsi, e questo è un altro lato positivo. Vi dicevo, PodMod è particolare, così come nella Feeling 1, anche qui, perché hanno deciso di utilizzare questo drip tip in gomma rigida che vi regala un feeling, da qui deriva anche il nome, particolare nel momento in cui andate ad utilizzare. Ma andiamo a provarla, apriamo tutta l'aria, qui c'ho la coil da 08 e questo è il tiro che ci regala. Ha un cutoff in linea con le altre PodMod di 5-6 secondi, aroma soddisfacente, calore soddisfacente, in questo caso io lo utilizzo con lo step di wattaggio più basso, ma se aprite tutta l'aria potete anche utilizzarlo tranquillamente con lo step intermedio. Questi sono i miei gusti. Vi assicuro che tra il primo step e il terzo step la differenza in termini di erogazione e di potenza si avverte, e si avverte anche parecchio. Andiamo a chiudere tutta l'aria in questo modo. Io la apro un pochettino. Perfetto, e questo è il tiro MTL, il tiro da guancia che questa Feeling 2 di Casa Nevoc ci regala. Possiamo anche chiudere un altro po'. Ok. Buono, veramente un buon tiro da guancia, un buon tiro MTL. Signori, questo era un po' tutto per questa Feeling 2 di Casa Nevoc. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo. Come sempre nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodottino, se avete avuto modo di provarlo. Noi ci leggiamo e interagiamo nei commenti, ma come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima!